qui Bari si conclude questa prima parte di questa giornata memorabile, storica è stata definita. Sono giunte le rassicurazioni da parte del governo, da parte del ministro Centinaio. In questo momento presso il Palazzo del Governo qui a Bari, presso la prefettura, si sta tenendo un incontro istituzionale con le rappresentanze degli agricoltori, con il prefetto. Oggi pomeriggio ci sarà la diretta streaming dell'incontro con il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Quindi tutto è andato per il meglio. Vedete, questa è la colonna di trattori che stamattina hanno rappresentato, oggi 7 gennaio 2019, hanno rappresentato il simbolo di questa protesta, che non è stata solo una protesta del mondo agricolo, ma è stata una manifestazione del mondo agricolo, per il mondo agricolo, per il territorio, per la città, ma anche per le economie e per la storia, per l'identità delle nostre città. Come un'impresa, come Casa Ambulanti, come Comitato Liberi Agricoltori Andriesi abbiamo partecipato attivamente a questa, in questa giornata storica. Abbiamo partecipato con emozione, con intensità, con il cuore, al fianco di oltre 5.000 persone, al fianco dei sentimenti, a fianco del cuore pulsante. Abbiamo sentito accanto a noi l'umanità di un mondo che rappresenta la nostra storia, che rappresenta non solo una parte importante, fondamentale dell'economia delle nostre città e del nostro territorio, ma rappresenta, ripeto, l'identità. Un'identità che va salvaguardata, va tutelata e sicuramente va, semmai, preservata. Abbiamo avuto il piacere di incontrare tantissime persone. Abbiamo manifestato anche il nostro disagio, quello delle associazioni di categoria, di fronte a una crisi persistente che dura ormai da anni e che spesso ha visto le istituzioni completamente assenti, colpevolmente assenti. Oggi dovevamo esserci, ci siamo stati, era un dovere esserci ed è stato un piacere esserci stati. Natale, il nostro Natale Zagaria continua ancora attivamente a rendere questa manifestazione di oggi indimenticabile. Qualcosa di importante che non finisce qui, che continua, che andrà avanti. Vediamo anche la Polizia di Stato di Andria. Buongiorno Vincenzo, che attivamente sta contribuendo e collaborando a questa straordinaria manifestazione che si è svolta in piena sicurezza, grazie anche agli agenti della Polizia Municipale di Andria. La Polizia Municipale presente con la delegazione che ha accompagnato le autorità oggi qui in rappresentanza della città. L'assessore Pierpaolo Matera, il sindaco, le organizzazioni e non dimentichiamo il nostro simbolo identitario, il conte Onofrio Spagnoletti Zeudi, una persona che ha dato tutto se stesso alla terra, una persona
le cui mani profumano di terra. Il conte oggi è diventato il simbolo di questa piazza, da tutti riconosciuto leader carismatico, leader storico, leader umano. Una umanità che oggi qui in piazza ha visto i gilet arancioni insieme a difendere, è vero, legittimamente i propri interessi, ma qui a difendere il territorio. Oggi qui in Piazza Prefettura a Bari c'era una battaglia più grande da combattere, una battaglia che va e che deve andare oltre, ben oltre una manifestazione di piazza. Io sono felice di essere stato partecipe, di essere stato coinvolto in questa straordinaria manifestazione. Ho partecipato a questa manifestazione con il cuore. Vicino al mondo dell'agricoltura che appartiene a tutti noi. Da Piazza Prefettura è tutto. Savino Montaruli vi saluta. Oggi, quella di oggi, è una giornata che scriverò nella memoria di quelle tante battaglie vissute sul campo, tra la gente, con la gente, per la libertà. Perché anche oggi chi è venuto qui in Piazza Prefettura a Bari è venuto anche per difendere la propria libertà. La libertà di non delegare più a chi ha mal utilizzato negli anni il sistema della rappresentanza, la libertà di non sentirsi schiavizzato dalla politica, la libertà di rivendicare le giuste ragioni degli imprenditori. La colonna dei trattori si accinge a tornare nei propri luoghi di provenienza. Grazie a tutti, grazie, questa è la storia, grazie, questa è la storia della nostra identità. Grazie, grazie a tutti.